Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione della domenica e oggi torniamo a parlare di Doctor Who. È un po' che non guardiamo insieme un personaggio di questa meravigliosa serie e oggi direi che parliamo di uno dei fondamentali, ovvero dei Weeping Angel. Vorrei spiegarvi brevemente chi sono i Weeping Angel, soprattutto per chi non ha mai visto la serie, in modo da capire un po' meglio la particolarità di questo pop. Per capire chi sono gli angeli piangenti, direi che non c'è spiegazione migliore di quella che viene data dallo stesso dottore nel 10° episodio della 3ª stagione. Stiamo parlando infatti del 10° dottore, ovvero di David Tennant. I Weeping Angel fanno parte di tutta la storia di Doctor Who e infatti li ritroviamo in diverse occasioni. In questo episodio particolare il dottore si trova a dover spiegare a una ragazza chi sono gli angeli piangenti e li descrive così. Sono creature di un altro mondo, gli assassini solitari li chiamavano. Nessuno sa bene da dove vengano, sono vecchi come l'universo o quasi. Sono sopravvissuti così a lungo perché hanno il miglior sistema di difesa mai sviluppato. Sono quantisticamente bloccati, non esistono quando sono osservati. Appena vengono visti da un'altra creatura vivente, si trasformano automaticamente in roccia. Non hanno scelta, dipende dalla loro biologia. Alla vista di creature viventi diventano letteralmente di sasso e non si può uccidere un sasso. Ovvio, neanche il sasso può ucciderti, ma poi tu volti la testa o batti le palpebre e allora sì che si muovono. Si coprono sempre gli occhi, ma non perché stanno piangendo, ma è per non guardarsi a vicenda. La loro più grande risorsa è anche la loro sventura, non possono mai guardarsi, sono le creature più sole dell'universo. Quindi ora guardiamo velocemente la scatola, che non è niente di nuovo rispetto a quelle che abbiamo già visto con altri personaggi. Infatti fa parte della serie television, al centro troviamo il logo di Doctor Who e il Weeping Angel è il numero 226. Il lato della scatola è come tutti gli altri, ovvero con questi colori sul giallo e l'arancione, con queste forme geometriche molto semplici, e vediamo anche l'artwork che ci anticipa ancora meglio la posa che avrà il nostro pop. Sul retro troviamo gli altri personaggi prodotti per questa serie. Vi ricordo infatti che è formata da 12°, 11° e 10° dottore, c'è anche il 4°, un Dalek, un Cyberman, un Adipose e il TARDIS. Ora procediamo con l'unboxing per guardare il nostro angelo piangente da vicino. Eccolo qui fuori dalla scatola e direi che la primissima cosa che possiamo notare è che è monocolore. Questo perché, chiaramente, essendo fatto in pietra, tramite la colorazione è stata simulata questa texture. Questa è la posa che hanno nel momento proprio in cui attaccano la persona, questo vuol dire che vi sono arrivati molto vicino e che sono affaracci vostri. Cominciamo comunque ad analizzare il pop, come sempre, proprio dal viso. Ora che lo vediamo più da vicino potete vedere come è stata utilizzata la colorazione per rendere la texture della pietra. Infatti non è solamente grigia, ma anche tutte queste macchioline grigio più scuro proprio per simulare questo tipo di materiale. Per il resto troviamo tutta la parte dei capelli, quindi vediamo tutti i vari ciuffi e con questa specie di fascetta che vediamo sulla parte superiore della testa. Il viso è molto interessante perché chiaramente, oltre alla bocca che è scolpita molto bene ed è proprio molto tridimensionale grazie anche al grigio scuro che troviamo all'interno, ma quello che dà l'espressività sono sicuramente le sopracciglia molto marcate e anche la parte degli zigomi infossata. Per quanto riguarda il resto del corpo, a prima vista risulta molto semplice, ma in realtà ci sono dei dettagli anche qui molto interessanti. Innanzitutto troviamo la posa delle mani, vediamo anche tutta la scultura vera e propria del vestito e possiamo anche intravedere una gamba alzata sotto il vestito che ci dà proprio l'idea che stia avanzando verso di noi. Inoltre possiamo anche intravedere parte delle ali, che è uno dei dettagli più belli ovviamente degli angeli piangenti. Gli stessi dettagli del vestito li possiamo vedere anche sul retro e possiamo vedere molto meglio le ali, che sono scolpite molto molto bene. Per quanto riguarda invece il retro del viso, possiamo apprezzare questa meravigliosa scultura dei capelli. Sono stati resi tutti i vari riccioli e anche l'acconciatura del Weeping Angel, e è un dettaglio che, pur essendo sul retro, è veramente molto bello. Quindi ragazzi, questo è
il pop di un Weeping Angel. Come pop è veramente particolare e secondo me è fatto anche molto bene. Chiaramente se siete fan della serie di Doctor Who, direi che questo personaggio non può mancare nella vostra collezione. Se invece non l'avete mai guardato, spero che questa recensione possa avervi messo un po' di curiosità e veramente vi invito caldamente a recuperarla, perché è una serie che merita davvero davvero tanto. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!